nuovo in Puglia. Questi ragazzi arrivano da Terlizzi, in provincia di Bari, e sono il coro della scuola Gesmundo Moro Fiore, diretti dal professor Angelo Anselmi, che abbiamo ascoltato poco fa. Ovviamente sono stati bravissimi. Siete qui all'Euro School Festival, sicuramente anche voi, per portare una testimonianza, perché dietro alla musica ci sono appunto dei valori estremi, i valori più belli, poi, che ovviamente la nostra comunità dovrebbe rispettare e rispecchiare, vero prof? Chiaramente, noi abbiamo visto Euro School, cioè il tema europeo vuol dire l'unione di popoli, quindi ci siamo subito immedesimati, ci ha colpito la presenza di Mogoli, infatti abbiamo esordito con Il mio canto libero, e poi abbiamo inserito altri brani, diciamo Internazionale, un brano dei Beatles, un brano degli Abba, proprio abbiamo toccato l'Europa. Il canto è qualcosa che unisce non solo all'interno di una scuola, unisce all'interno di una nazione, unisce all'interno dell'Europa. E noi ci chiediamo fermamente. Questa è un'esperienza didattica, infatti, per abbattere ogni barriera, no? Non esiste religione, non esiste colore, non esiste appartenenza, è tutta una grande comunità aggregata e aggregante, in questo caso, combattere anche fenomeni. A scuola ovviamente purtroppo spesso sono colpite da fenomeni di bullismo, invece la musica speriamo sia un volano appunto di comunione. La musica, il coro nello specifico, perché tutti quanti si sentono uguali, in quanto tutti fanno la stessa cosa nello stesso istante, e questa è la cosa che rende uguali e rende uniti, e questa è la cosa bella della musica, io ci credo fermamente e sono convinto anche i miei ragazzi. Si sente da quando poi sono esibiti, la loro espressione sul palco, questa cosa traspare. Oggi diciamo che è proprio stata una giornata all'insegna di bei valori, ovviamente. Grazie per aver partecipato, ragazzi, grazie mille, speriamo di rivedervi il prossimo anno. Grazie alla vostra organizzazione, una bella esperienza che sicuramente ripeteremo in futuro. Lo auguriamo, grazie mille.